tema che so vi interessa a tutti moltissimo, cioè viene uno dei temi principali della nostra vita quotidiana. No, in realtà non è così. Parliamo di filologia per andare a capire alcuni meccanismi che si legano alla formazione dei concetti. E lo facciamo in un modo abbastanza ridotto e facile, generico, sostanzialmente parlando delle lingue europee che usiamo un po' tutti. Io so che usate tutti almeno 4-5 lingue quotidianamente quando lavorate su internet, quindi vi verrà molto più facile seguire una narrazione sulle lingue europee. Ma partiamo anche da un dato molto facile. Partiamo dal vino. La parola vino, curiosamente, è la stessa in tutte le lingue europee. Cioè vino, va, vino, wine, è addirittura la stessa in russo, che vi, no, vi, è i per i bresciani ancora, cioè anche loro che parlano la lingua in un qualche modo più vicina a quella del paleolitico, lo pronunciano la parola i con il diaframma, ma usano la stessa parola. Quindi il vino ci accomuna. Sarebbe anche intelligente capire perché, c'è un motivo. Perché è vero che alcuni sostengono che bisognerebbe definire la comunità d'Europa come fondata sul cristianesimo, questo non so se passerà mai, ma quello che è assolutamente sicuro è che il cristianesimo si fonda sul vino, cioè qualsiasi parte cristianizzata d'Europa, anche il fondo dell'Irlanda nel IV secolo, quando cominciarono a cristianizzarla, era costretta ad avere il vino. Anche il motivo per il quale lo facevano anche leggerissimo il vino, perché senza vino non si riusciva a dire la messa. Allora la parola è la stessa per tutti. Se passate alla parola pane è già un po' più difficile, perché il pane è pane, pae, pan, per una parte dell'Europa, cioè i latinizzati. È già diverso nel mondo anglosassone e nel mondo germanico, dove broad o bread, perché è il prodotto del forno, non è quella cosa che noi chiamiamo pane. La questione diventa ancora più difficile se affrontiamo un tema fondamentale del nostro lavoro, che è l'idea del bello. Sulla parola bello andiamo assolutamente in crisi, perché è diversa per ognuno. Esiste un bello per gli italiani, che siamo riusciti a vendere anche ai francesi, che è la parola beau, ma già in spagnolo si dice lindo, si dice lindo oppure hermoso, sono due parole diverse, cioè una signorina può essere linda, probabilmente perché l'origine è barbarica, quindi era lavata, era già mica male, era già un bel passo avanti, mentre il maschio è hermoso, perché viene dal latino formosus, cioè era quello che era muscolato. Allora lei è lavata e lui è muscolato, sono già due concetti totalmente diversi in un caso e nell'altro. Pensate che per i tedeschi bello è schön, che viene da Sonne, cioè dal sole, cioè è bello ciò che è solare, è bello ciò che è riscaldante, ha una visione etica completamente diversa. I più pasticciati sono gli inglesi, perché hanno una serie di parole parallele, ma non riescono ad avere quella bella, non riescono ad avere il bello, cioè nel senso un signore è handsome, no? Cioè è uno che è forte come in realtà come formosus, handsome è uno che se vi dà la mano vi accorgete che c'ha i muscoli dietro, mentre un lady è pretty, cioè è tutta un'altra cosa, cioè è pretty vuol dire che è carina. Allora, questi europei hanno la stessa cultura d'origine e però una concezione del bello completamente diversa da un caso all'altro. Esiste una cosa altrettanto complicata sul concetto del lavoro. Anche la parola lavoro è così diversa da un paese all'altro, perché gli inglesi workano, to work, no? Workano, che vuol dire, che ha un'origine molto particolare come parola, perché gli italiani lavorano,
almeno quelli del nord, adesso non è una differenza, non è un discorso antimeridionalista o leghista, però i nordici lavorano, che viene da labor, fanno il mestiere del contadino, cioè faticano, sono lì sull'aratro con la vacca che tira o col bue che tira, e i meridionali travagliano, cioè fanno una roba che è uguale a quella che fanno i francesi, travail, no? E però, mentre i francesi non sanno da dove viene il travail, i meridionali lo sanno, perché travagliare vuol dire partorire, cioè per loro il lavoro è proprio una sorta di parto. Allora, i meridionali partoriscono, i francesi lo fanno senza saperlo, e gli spagnoli usano la stessa parola, trabajo. Quindi esiste un ceppo del concetto del lavoro che è di tipo partoriente, che ha in sé anche una cosa molto interessante, che andiamo a vedere più avanti. I tedeschi sono i più cattivi, perché la parola tedesco è Arbeit, è quella che è tremenda, quella che era scritta anche sui lager nazisti, Arbeit macht frei, il lavoro rende libero, che è una roba apparentemente etica, in realtà lì era di una crudeltà senza limite, ma se andiamo a vedere l'origine etimologica è ancora più crudele, perché il suffisso di Arbeit è Arb, che è lo stesso suffisso che in russo invertito diventa Rab, Rabota, e il lavoro in russo è Rabota. E chi è il parente stretto di Rabota? Rabot, il robot, no? E rabotare, arb, rab e arb, sono i due termini con i quali si definivano gli schiavi. Allora, il robot è uno schiavo buono, inventato nel Medioevo, il rab è invece proprio lo schiavo vero e proprio, e arb è allora il vero schiavo. E allora la scritta Arbeit macht frei è terribile, perché è lo schiavo, è libero, lo schiavo non è libero per definizione. Quindi abbiamo una serie di concetti molto diversi sull'idea del lavoro. Ce n'è una sola un po' particolare, perché siccome il tedesco è una lingua che si stabilisce in realtà quando Martin Lutero traduce la Bibbia, perché fino a quel momento si parla di tedesco antico, e sono tante le lingue germaniche, cioè il sassone è diverso dal bavarese, è diverso dal Plattdeutsch nordico, è diverso dalle lingue alemaniche che si parlano nell'area che va dalla Svizzera fino a Rotterdam, quella che comprende anche la mia lingua d'origine, che è l'alsaziano, e che passa fino all'olandese, ma vengono unificate poi dal testo, dalla Vulgata della Bibbia, quando Lutero la traduce. Allora, nel mondo germanico ci sono anche degli altri termini. Il termine più curioso è che da Basilea in su non si dice più Arbeit, ma si dice Schaffen. Cioè per i basilesi Schaffen vuol dire creare. Uno quando lavora crea. Per quelli di Norimberga uno quando lavora è schiavo. Per i francesi e i napoletani quando uno lavora partorisce. Per gli inglesi quando uno lavora verca. Cioè il suffisso werken e work ha lo stesso significato e si lega all'idea che il lavoro sia necessariamente connesso all'uso di uno strumento. In tedesco lo strumento del lavoro è Werkzeug, cioè è la cosa che si usa per lavorare. E anche lì, se uno potesse tirare un po' e tagliare i capelli in quattro, si capisce anche la meccanica psicologica che ha portato il mondo germanico e quello anglosassone a avere una così sottile inclinazione ad inventare gli strumenti del lavoro e a fare la rivoluzione industriale. Cioè già nella parola stessa c'è l'embrione della rivoluzione industriale. Vi do questi esempi perché è molto bello giocare con le parole. Ed è una premessa per la parola che dobbiamo affrontare oggi, che è la questione che in qualche modo alcuni di voi vi dovrebbe ossessionare anche, che è la parola, il concetto di bello. Ma esiste il bello? Allora, vi ricorderete tutti che a un certo punto il Papa Wojtyla disse la bellezza salverà il mondo. E tutti dissero che bravo il Papa che ha detto questa cosa fantastica, e devo dire era simpatico che lo dicesse.
In realtà lui aveva storpiato un pensiero di Sant'Agostino, solo che per Sant'Agostino non esiste il bello, cioè perché per il romano antico non esisteva la parola bello. La parola bello che noi usiamo probabilmente è una mutazione linguistica del basso medioevo, quando la parola bellum, che vuol dire guerra, forza, no? Grinta, diventa sinonimo di esteticamente compiuto. Ed è quello che una volta la generazione prima della vostra usava ancora, quando diceva di uno è gallo, cioè, come, oppure quella che usa in Toscana, ma dicono è gazzo. Ganzo, gallo e bello avrebbero in un qualche modo una stessa origine psicologica, ed è una mutazione che avviene poi nel Medioevo, quando si formano molti dei concetti che noi usiamo ancora oggi. Ma per un romano antico non c'era la parola, cioè quella che usa Sant'Agostino è una parola particolare, è la pulcritudo, pulcher. Allora pulcher è solo una ragazza, può essere pulcra o pulcherrima. Se uno di voi, incontrando un legionario romano, gli dice, uno di quelli veri del primo secolo, gli dice pulcher, quello si offende, cioè se la prenderebbe a male, perché lui è convinto di essere formosus, cioè di essere muscolato. Allora, le ragazze erano pulcre, no? La pulcritudo è caratteristica dell'essere ragazza. Allora, se uno parte da questo concetto, anche il pensiero di Sant'Agostino torna ad essere interessante, perché Sant'Agostino non dice che è la bellezza che salverà il mondo, ma la pulcritudo dei, quindi è la grazia di Dio che salva il mondo. E questa lettura storpiata è quella che poi riprenderà Dostoevsky nel suo famoso romanzo L'Idiota, quando il principe demente parla di Krasnie, no? La Krasnie in russo è la bellezza, però la storpiata dell'idea di grazia. Tra l'altro la stessa etimologia di Krasnie, si sente, è quella di grazia. Cioè, perché lo slavo d'origine dell'idea del bello non ne poteva fregar di meno, ha dovuto anche lui comprare il concetto in un'altra lingua e portarsela a sé. Quindi grazia diventa Krasnie russo, il nostro bello nasce dal concetto di gallo medievale e ognuno usa una parola diversa per definire la stessa cosa. A tal punto che gli inglesi, che sono i più dritti di tutti, dicono beautiful, cioè pieno di una roba che non è affatto nostra, cioè che è quel beau che viene dal passaggio vecchio di antico francese in Inghilterra con l'invasione dei Normanni. Questo concetto così disordinato serve poi a farci un ragionamento. Allora, se la parola bello non esiste, però noi la usiamo e sembra che abbia un valore, dobbiamo tentare di ridargli un valore in base alle varie declinazioni con le quali abbiamo giocato. Cioè il bello è la solarità che trovano i tedeschi, per esempio, sarebbe una bella domanda. E lì si apre tutto un altro stradone di pensieri. Stiamo sempre giocando con le parole, ma è molto importante anche avere due o tre appunti su questo argomento, perché vi permette poi di continuare il gioco a casa. Se il bello per un tedesco è schön, e se schön viene da sonne, dal concetto del sole, il bello è una cosa che brilla. La cosa che brilla nella latinità, che cos'è? È la lux. Allora, la lux è quella che genera invece nella latinità il concetto di lusso. Per il tedesco è bello ciò che è lussuoso. Per il latino ciò che è lussuoso invece è negativo, perché furono fatte nella Repubblica Romana antica, prima dell'impero, furono emanate una serie di normative che si chiamavano Lex Lucina, cioè, e la Lex Lucina era quella che proibiva il lusso. Quindi il valore positivo del lusso come idea di radice del bello che vige in Germania è nella latinità un pensiero invece negativo, a tal punto che c'è una normativa contro, e che questa normativa tra l'altro è divertentissima, perché
arrivava a, delle vizio, a dei vizi formidabili, cioè quanto poteva spendere un senatore in pesce se faceva una cena, siccome i romani adoravano spendere cifre folli in pesci e se li facevano portare a Roma da Napoli in carretto, allora quante murene puoi comprare se fai una cena senatoriale, quanto hai il diritto di pagare, cioè, cos'è, quando è che passi dall'essere ricco ad essere lussuoso? Questa normativa etica ci ha inseguito nel cuore del Medioevo. Se pensate che le due città in fondo più chic nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento, che sono innegabilmente, non sono Saronno, mi spiace doverlo dire, sono Firenze e Venezia. Sia Firenze che Venezia, fra il 300 e il primo 400, applicano tutta una normativa complicatissima contro il lusso, cioè con delle regole che arrivavano al limite della paranoia, cioè a Firenze c'era una normativa precisissima che diceva quanti bottoni ci possono essere sulle vesti di una signora. Più di quei bottoni lì non è, uno veniva multato. Quanto si poteva spendere per un matrimonio? Quanto si poteva spendere per un funerale, no? Quanti erano gli orpelli per una cintura? Cioè c'era una regolamentazione assolutamente quasi paranoica della spesa di lusso. E la stessa cosa veniva a Venezia. Venezia aveva una serie di normative precisissime sulla spesa che si poteva affrontare nel vestiario, nell'arredo delle case e così via. Cioè il concetto di lusso per noi è sempre stato in un qualche modo un concetto in un qualche modo immorale. Il concetto di lusso è stato per i germani la radice dell'idea del bello. In questa spiegazione c'è tutta la spiegazione della differenza fra la Panda e la BMW. Cioè le conseguenze sono proprio, le abbiamo davanti agli occhi ancora oggi, ma ci sono anche tutte le differenze fra l'idea positiva che noi applichiamo ad un design fatto con una concezione di economia dei mezzi, anche se poi non è così facile la distinzione ultima, perché poi la linea di demarcazione immediata è molto impegnativo poterla segnare, ma ci sono delle distinzioni fondamentali. Cioè l'arco del Castiglione, no? La famosa lampada, certamente tutti, in fondo, benché cara, per noi non è un oggetto di lusso. Lo è solo quando fate l'assegno per comprarla. Ma quando ce l'avete in casa, non vi dà l'impressione di essere uno di quei mobili che fanno a Cantù tutto in oro? Adesso il Salone del Mobile ha una parte del salone che merita una visita, assolutamente, perché è commovente. È il riscatto dei mobilieri di Cantù che fanno in oro anche i piedi dei tavoli, in stile Luigi XVIII, XIX, XX, XXI, XXXIV, perché i russi vanno pazzi per quella roba lì, cioè al russo piace proprio il lusso nel concetto di ciò che brilla. A noi piace quell'altra cosa, che è il suo opposto. Noi abbiamo generato un'identificazione in un'altra dimensione, che ha sempre la sua radice nell'etimologia. Vi perderete un po', ma se prendete due appunti poi vi ritrovate. Noi abbiamo un'idea diversa, allora mentre il germano, e avrà delle conseguenze incredibili sull'economia, per esempio, sulla scomparsa della moneta nel V secolo, quando arrivano i barbari e trovano un tesoretto di monete d'oro, cosa fanno? Mica le tengono le monete, le fondono e fanno una fibula, una cintura, se la mettono addosso, cioè la cintura d'oro diventa il simbolo del lusso. Pensate quanto durano questi simboli. Se andate su internet a cercarvi una fotografia di George W. Bush, l'ex presidente americano, che era texano, e se andate a vedere l'origine texani, che è per metà tedesca, George W. Bush portava ancora la cintura da cowboy con la fibula d'argento, esattamente come le portavano queste fibule i barbari germanici quando trovavano le monete e le fondevano per fare un cinturone. Questa è la riprova che alcuni percorsi antropologici e alcune ipotesi di identità
vanno attraverso i secoli in un modo ininterrotto. Noi guardiamo la fibula del povero Bush dicendo ma povero Bush, no? Perché sembra anche un po' una roba sul rozzetto, cioè vedere uno in vestito grigio perfetto con la camicia bianca e la cravatta e il fibulone. Invece per lui quella fibula lì era il momento dell'identità assoluta. Questo vi permette anche di capire come mai le idee dell'estetica cambino in modo antropologico, cioè secondo i popoli che le utilizzano. Bush la vede in un modo, quelli che hanno anche la doppia C, adesso non voglio citare marchi, se no sembra una pubblicità, entrano nella stessa categoria, o la grande G, ce l'avete in mente, quel cinturone un po' così sull'esagerato, sono tutti discendenti ancora della cultura barbarica della fibula, cioè la fibula sopravvive in noi con l'idea che la fibula sia il lusso, mentre a Roma fecero un'invenzione completamente diversa, molto più caronia intimamente, che era legata all'appartenenza alle classi elettorali. L'elezione a Roma non avveniva, l'elezione e la votazione sono due cose diverse, un altro, sempre giochiamo con la filologia, voi pensate che andare a eleggere, andare a votare sia la stessa cosa. Uno ha come etimologia electus e l'altro ha come etimologia vox. La votazione era l'acclamazione barbarica con la quale si diceva chi era il re. Ad un certo punto, la riunione della tribù, chi urlava di più vinceva. Pensate che questo fatto della votazione per acclamazione è sopravvissuta fino a 30 anni fa in Svizzera nel cantone dell'Appenzell. Fino a 30 anni fa nel cantone dell'Appenzell si eleggevano gli anziani per una votazione ad acclamazione alla quale erano chiamati solo i capifamiglia, cioè le donne no. Questa è una roba che aveva fatto discutere a lungo, ma non perché le donne no, perché erano i capifamiglia, cioè i figli no. Il capofamiglia in una riunione in piazza urlava brandendo una finta spada e in base all'urlo veniva riconosciuto che aveva vinto. Non si faceva la conta. Gli anzianissimi, il comitato centrale dei vecchi dell'Appenzell, decideva che aveva vinto l'uno o l'altro in base alla capacità di urlo, alla vox. Quella era una votazione autentica. Quando Carlo Magno si fa dichiarare imperatore a Roma nell'Ottocento, il famoso notte di Natale, prima che il Papa li metta sulla testa dicendo sei l'imperatore, si fa acclamare perché è un barbarico, per lui è fondamentale il concetto di vox. Allora la votazione porta all'elezione di quel tipo lì. L'elezione è l'opposto. L'elezione era un sistema romano antico nel quale i censori prendevano la lista dei gli accreditabili e leggevano nella lista i nomi di quelli adatti a fare il censore, a ricoprire le cariche pubbliche. Cos'era? Era letto nella lista, era electus. Allora l'elezione è il leggere nella lista, la votazione è l'urlare chi ha vinto. Per noi ormai sono due concetti diversi. Ma se andiamo a ricercarli fino in fondo alla radice, questi concetti portano a dei comportamenti sociali completamente diversi. E questo ci riporta al tema che ci interessa. L'electus era l'opposto dell'uomo portatore di lusso. Cioè se il nordico prendeva il tesoretto e se lo faceva colare sulla pancia in forma di fibula, e se andate a fare delle ricerche sulle le fibule barbariche del IV, V, VI secolo ce ne sono di straordinarie. Io ho avuto la fortuna tanti secoli fa di organizzare la prima grande mostra sui Celti a Milano e avevamo messo proprio come simbolo una serie di fibule, queste bellissime fibule fatte a testa d'aquila con all'interno gli smalti, cioè sono cose, oggetti straordinari. Era l'idea del lusso per loro. L'electus che cos'è? L'electus è un'altra roba, è uno che poi alla fine, quando diventa senatore, gli danno una toga bianca con una riga rossa e basta. Non c'è lusso, non c'è spesa, non c'è nulla.
c'è il concetto assoluto di distinzione. Allora, il concetto di distinzione sta alla radice dell'idea di eleganza. Il concetto di spesa sta alla radice del concetto di lusso. Sono due concetti opposti. Ovviamente nella realtà della quotidianità questa origine linguistica si scioglie abbastanza, ma se andate ad analizzare un singolo oggetto, un modo di vestire, un modo di presentarsi, un modo di disegnare, un modo di arredare una casa, questa distinzione fra essere electus, cioè appartenere a the happy few, no? I pochi felici, o l'idea di appartenere a i ricchi sono belli, perché sono ricchi, sono due concetti opposti. Allora abbiamo una serie di giochi, un gioco di concetti, divertente questo gioco di filologia, per cui eleganza e lusso non sono la stessa cosa, e in base alla quale, per esempio, l'idea di bello non è un'idea stabile. La non stabilità dell'idea di bello è ancora più complicata, perché parliamo di donne, adesso non abbiamo invitato l'ex presidente del Consiglio, purtroppo, che è un esperto, ma parliamo di donne. Se voi prendete l'ideale femminile e andate a fare un giro attraverso i secoli, prendete la Primavera di Botticelli, oppure la Nascita di Venere di Botticelli, lei è slanciata e non ginnasticata. Se andate avanti di pochi anni e andate a prendere le statue del Gian Bologna, lei è slanciata ma con le gambe lunghe. Se andate avanti ancora di 50 anni, lei è una cicciona, è overweight. Uno la vede, prendete, non so, il bellissimo ritratto che Rembrandt fa alla sua seconda moglie Elena. Uno la guarda nuda, dice, ma porca miseria, un giro dal chirurgo plastico non glielo toglie nessuno. C'ha dei ginocchioni che sono proprio, cioè, ma se andate poi, finite a Rubens. In Rubens c'è una sorta di esultanza della cellulite che farebbe eccitare ogni chirurgo plastico sudamericano oggi. Perché cambia così questo rapporto del guardare le cose? Perché cambia radicalmente la realtà politica che c'è dietro. Cioè, per gli uomini del 400, queste prime donne emancipate dalla cultura ancora medievale e che erano cadute nell'estetica del ripristino dell'antichità greco-latina, dovevano assomigliare all'antichità greco-latina, a tal punto che era assolutamente previsto addirittura il seminudo. Ci sono dei ritratti bellissimi quattrocenteschi di signori scicchissimi diciannovenni con i semi all'aria, elegantissimi, una roba che poi due secoli dopo non si sarebbe mai neanche più pensato di poter fare. C'è un'idea del corpo femminile totalmente slanciato, che è quello che proviene da due cose in realtà combinate: dalla riscoperta del mondo antico da un lato e dall'altro lato dalla vita urbana italica, per la quale si andava in giro dal mattino alla sera per le città del primo Rinascimento. Se andate a vedere Rubens, perché sono diventate così cicciottelle? Perché è la dichiarazione che sono ricco, cioè quello è il periodo nel quale l'Europa comincia ad avvinghiarsi nelle guerre di religione, sta per iniziare la terribile mattanza della guerra dei trent'anni, la gente tira la cinghia e muore di fame, grasso è ricco, è bello, cambia completamente l'equilibrio. Ma questo lo ritroverete anche nella storia più recente, perché se andate a prendere i modelli femminili dei primi vent'anni del XX secolo, dalle evanescenze criminali di Aubrey Beardsley, no? alla dichiarazione di Coco Chanel, oppure a quella di Wallace Simpson, la prima moglie del re d'Inghilterra, quello che poi quello del famoso figlio straordinario, quello che poi abdicò. Wallace Simpson diceva: on n'est jamais assez riche, assez maigre, non si è mai sufficientemente ricchi e sufficientemente magri. Questa cultura del super magro è una cultura che attraversa tutti gli anni dell'inizio del XX secolo, e poi appaiono le maggiorate.
del dopoguerra, ma è anche comprensibile perché dopo i 5 anni della Seconda Guerra Mondiale, dopo essere morti di fame tutti insieme o tutti gli uni contro gli altri, essere prosperose voleva dire essere bellissime e di buona salute. Allora, questo per dirvi che se il tema più importante della vita delle comunità del mondo, che è la femmina, è un tema che cambia aspetto fisico secondo i momenti storici che attraversa, sicché in alcuni momenti è quella evanescente greca, in alcuni momenti è quella invece matronale romana, nel Medioevo diventa affilata quando è signora e nel Rinascimento diventa sportiva per diventare poi cicciottella, per tornare ad essere magra sotto Luigi XV e tornare ad essere assolutamente overweight negli anni del secondo dopoguerra. E tutte erano belle. Allora, questa è la premessa per dire che l'idea di bello va radicalmente definita. Non è sufficiente quello che noi ci diciamo essere bello per riuscire a capire che cosa è il bello. Dobbiamo andare oltre. E dobbiamo tentare di scoprire degli altri concetti più utili di quelli di bello. Il genio, come sempre, è Pitagora, cioè colpevole di tante cose. Su Pitagora faremo una lezione a parte perché merita una particolare attenzione e a mio parere merita anche per voi che vi accompagni durante tutta la vostra vita professionale futura. Cioè Pitagora deve essere una sorta di prozio che si considera con affetto, ma questo lo affronteremo più avanti parlando del numero aureo. Comunque Pitagora è un inventore di una serie di robe straordinarie. Quando noi parliamo di Pitagora, sapete bene, non si sa neanche come fosse fatto Pitagora, non ci sono scritti né suoi né dei suoi immediati pitagorici, tutto è relata refero, cioè tutto viene da chi parlava di Pitagora dal V secolo in avanti fino al III secolo d.C. Però Pitagora inventa una serie di concetti, fra i quali uno dei più importanti è il concetto di armonia. Perché il concetto di armonia è quello che gli dà l'equilibrio delle cose in un'altra roba di cui inventa il nome, che è il cosmo. Lui inventa poi, quando affronteremo Pitagora andremo a prendere tutte queste definizioni, ma questo è l'anticipo, cioè il cosmo è un'invenzione dei pitagorici, il concetto di armonia è un'invenzione dei pitagorici. Il concetto di armonia è quello che trova gli equilibri fra le cose. Allora, quello che si può tentare di fare è, non avendo a disposizione la parola bello che ci serva a riassumere il tutto, non potendo usare come parametro unico quello dell'eleganza o quello del lusso, tentiamo di recuperare il concetto pitagorico dell'armonia. Le cose che ci interessano sono quelle che hanno un equilibrio fra di loro. E questa faccenda dell'armonia sarà una delle ossessioni che portano alla formazione dell'idea della modernità, perché porteranno prima ad una definizione teologica, non facilmente afferrabile perché non ci siamo più in quell'epoca, ed è la definizione teologica che usa San Tommaso d'Aquino quando parla di debita proportio. Che cos'è la debita proportio? È un po' difficile capire, ma è la proporzione dovuta a che cosa? Alla mia visione del mondo. E questo lo riprenderemo parlando poi dell'evoluzione del numero aureo. Per loro esiste un concetto che di debita proporzione, ma farà un passo ancora avanti ulteriormente quando, nell'ambito intorno agli sperimentalismi leonardeschi a Milano, con il gioco delle matematiche, verrà inventata la divina proporzione. Infatti lui farà poi il suo libro che sarà il De Divina Proporzione, no? Al quale partecipa con i disegni. Allora, in quest'idea che esista una proporzione, esistano degli equilibri, si forma la radice di ciò che per noi comunque è l'idea del bello. E questo permette di fare un passo avanti nel ragionamento, e cioè che l'idea del bello, l'idea dell'armonia, l'idea dell'equilibrio, altro non sia che l'idea di una sorta di patto sociale che abbiamo fatto. Partiamo ancora da un altro punto di vista.
Partiamo dai cavalli, roba importante. Io ho avuto l'onore di far parte di giurie di cavalli ogni tanto, perché avevo passione per quell'argomento. E quando, quando si fa la giuria dei cavalli, si fa una cosa che si chiama la giuria, si dà un voto al modello. Il voto al modello va da 1 a 10. E poi per dare il voto al modello, il cavallo si guarda l'insellatura di profilo, no? Cioè come è fatto il rapporto fra collo, spalla e insellatura e chiappe. Poi si guardano i posteriori in rapporto all'equilibrio con gli anteriori. Poi lo si guarda dal davanti per vedere la piombo delle zampe. Poi si guarda il rapporto fra zampa e zoccolo, bla bla, tutta sta roba qua. E alla fine però lo si fa camminare. Lo si fa camminare e lo si fa trottare e si dà il giudizio finale in un equilibrio fra forma del corpo e forma del trotto. La cosa straordinaria è che i cavalli che hanno la votazione di modello più elevata di solito sono quelli che hanno il galoppo più morbido. Questo ci permette di fare un ragionamento assolutamente utile. Nessuno al mondo ha deciso cos'era un cavallo bello o un cavallo brutto. Cioè bisognerebbe essere degli idealisti platonici assoluti per immaginare questo è un bel cavallo, perché un cavallo è un cavallo. Cosa lo rende più bello? Cioè il cavallo sembra sempre un cavallo. Lo rende in realtà più bello il nostro rapporto di circa 18.000 anni con il cavallo. Cioè l'idea che il cavallo con il galoppo più morbido è quello che noi consideriamo più bello. E questo ci riporta allora all'idea di partenza del concetto di bello che viene definito nella grecità, che è la famosa calogagazia. Non è un insulto, no? Però siccome metà di voi avete studiato il greco e l'altra metà lo sta studiando, sono convinto, il concetto di bello greco è il kalos, no? Con la K greca. Ma il kalos in sé non esiste. Esiste solo kalos kai agathos, con la TH, no? Che in italiano dicono agathos, no, ma che è agathos, no? Kalos kai agathos. Una cosa è bella in quanto è, agathos è una cosa complicata, non è facilissimo da definire. È un po', vuol dire utile e un po' vuol dire anche moralmente a posto. Cioè una cosa è bella in quanto serve a qualcosa. Qui torniamo a una radice molto interessante, perché è quella che, sulla quale si fonda una parte della nostra cultura. Cioè per noi una cosa è bella se è utile. Il cavallo che ha il modello migliore è il cavallo che in realtà ha il galoppo più morbido. Ebbene, facendo così saltiamo le categorie di prima. Non abbiamo più bisogno di sapere se deve essere brillante o elegante, se una cosa deve essere lussuosa o deve dare il segno di appartenenza, come era la Liga Rossa senatoriale. Abbiamo un concetto in più, cioè quello di considerare bella una cosa che in un qualche modo ha una sua utilità. Sembra un ragionamento totalmente tirato per i capelli quello che ho fatto fino adesso, però in realtà che cosa può definire bella una poltrona? Non esiste un modello teorico di poltrona oggettivamente. Cioè per quale motivo la famosa poltrona vittoriana britannica è un archetipo che ci è stabile nel fondo alla testa e ci rende, dà un senso di sicurezza psichica illimitato? Per quale motivo alla fine ci sembra più bella lei di quanto non sia elegante invece la poltrona Luigi XV? Per un motivo banale, perché noi siamo similari a quegli uomini lì. Cioè, senza cadere, oggi ci si occupa molto di ergonomia, però anche l'ergonomia va riletta in quelle chiavi lì, perché per un uomo che stava essendo ufficiale gentiluomo, passava una parte della sua vita a cavallo, e per passare la vita a cavallo, voi che montate tutti a cavallo sapete che la cosa fondamentale è tacchi giù, schiena dritta, no? Tacchi giù e schiena dritta non è applicabile alla poltrona borghese inglese vittoriana,
è applicabile solo alla poltroncina Luigi XV, quando tutti i ragazzi di buona famiglia erano in cavalleria e si facevano allegramente sparare durante le battaglie. Quelli che sopravvivevano andavano alle feste e si mettevano seduti con la durezza con la quale ci si siede a cavallo. Non potevano stare sfasciati in una poltrona come Sir Winston Churchill con un sigaro in bocca, perché non sarebbero più stati in grado di risalire a cavallo il mattino dopo. Quindi esiste un rapporto strettissimo in quel caso lì fra l'agathos e il kalos. Cioè è buono sedersi in quel modo lì e come tale è bello avere quella poltrona. Poi le gambette le ricordavano la signorina che avevano appena abbandonato nel letto caldo prima di andare a morire in battaglia, e la forma della poltrona era uguale a quella del violoncello. Ma queste meccaniche erano delle meccaniche sovrastrutturali rispetto a quella del disegno ergonometrico della poltrona sulla quale si sedevano. Allora, questo vi butto tutti questi concetti in modo disordinato proprio per rompere l'idea che esista un parametro di riferimento. Non esiste un parametro di riferimento, non può esistere un parametro di riferimento. Esistono di volta in volta realtà che sono, parola orribile, sono socio-economiche, sono quelle della comunità, sono quelle del vivere insieme. Se voi pensate a quella, certamente se uno vede una brutta immagine di Dante, no? È seduto sulla pieghevole romana ancora, sulla sedia pieghevole romana, ma è comprensibile perché un uomo del 300 come uno del 400 era un uomo già in Italia sostanzialmente urbano, sciabattava tranquillamente da una rotoria a una chiesa, dalla chiesa a un mercato, da un mercato ad una camera da letto. Cioè non aveva nessuno delle problematiche guerriere di chi montava a cavallo, poteva stare benissimo seduto su quella roba lì. Cioè aveva un altro modo di deambulare, aveva un'altra idea dell'estetica, aveva un'altra idea del bello. La nostra idea del bello, dal corpo femminile a quello maschile, adesso su quello maschile mi intendo un po' meno, però dovrebbe essere la Donatella a fare un corso serio su quello maschile, perché i raffronti sono esattamente gli stessi, se pensate alla mutazione che avviene. Per esempio, questa invece la cito perché è molto simpatica, alla mutazione che avviene dopo la fine della guerra delle religioni, quando all'inizio del 600, finito il percorso formidabile dell'uomo macio e guerriero, quello con la barba nell'armatura di un ritratto del bronzino, appare un uomo completamente diverso, perché comincia di nuovo a curarsi e c'è il pizzetto e i baffetti, vuol dire che tutte le mattine se ne occupa. Cioè quello che è l'autoritratto di Bernini, oppure i Tre Moschettieri, oppure ancora il ritratto del Cardinal Borromeo qui a Milano, appartengono, oppure il ritratto del Cardinal Borghese fatto da Bernini a Roma, sono uomini curatissimi che sono mica come i barboni che ho in aula qua, voi siete dei guerrieri. Cioè se voi foste degli uomini del 600 avreste il baffetto tirato ogni mattina, non ce n'è neanche uno qua di uomini del 600, sono tutti dei rinascimentali, no, siete dei rinascimentali, siete fra rinascimentale e la trincea degli alpini della guerra 1915, cioè giocate un machismo bellico, che è la cosa del rinascimento, ma sicuramente non l'autocura sofisticata di un uomo dell'inizio del 600, quando addirittura poi le cose prenderanno degli effetti formidabili e comincerà la mania, per esempio, dei capelli lunghi, cioè quella che diventerà la moda detta alla chevalier. Per cui se prendete il ritratto che Van Dyck, ho detto Van Dyck dagli italiani, Van Dyck fa al principe di Carignano, grande comandante delle truppe in Europa centrale, il principe di Carignano ha una capigliatura bionda che è uguale alla coda del cavallo su quale è seduto, cioè sono tutti dei curatissimi e nasce un'altra estetica del mondo, quindi voi passate dal maschio a barba studente universitario del Rinascimento, al maschio ipercurato con i baffettini alla Bernini, al passaggio successivo che è l'uomo con i capelli flu alla chevalier, e al passaggio successivo ancora che è la rivoluzione mondiale, cioè che quando Luigi XIII diventa re c'ha sti capelli qua lunghi, o dopo un po' li perde e si fa la parrucca. Suo figlio, il grande paraculo d'Europa, Luigi XIV,
capirà che in questo affare della parrucca c'è la possibilità del dominio sugli altri e la rende obbligatoria. Lui i capelli stavano benissimo, però decide che l'unico modo per dominare la corte è obbligare tutti ad avere quel modo lì di portare, e fa venire 2 dozzine di parrucchieri, cioè fabbricanti di perruque, a Versailles, e obbliga tutta la nobiltà a radersi la crappa e a mettersi sta roba in testa, forse per evitare le pulci a Versailles, che non c'era, l'igiene era poco considerata, ma soprattutto per fregarli nell'apparato, cioè lì il lusso torna ad essere dominante, la esaltazione delle vesti è tale che uno deve vendere 4 fattorie per farsi un vestito da corte e altre 3 fattorie per farsi 2 parrucche, perché se non ha quel materiale lì non è accreditabile. Allora, queste mutazioni del gusto, del modo di fare, della forma fisica, della nostra visione delle cose, generano veramente quello che è la struttura dell'antropologia culturale. Allora, se voi capite questi omini vestiti di stralusso, Luigi XIV sembrava una caramella, era vestito da caramella in realtà, cioè era pieno di nastrini, usciva da una scatola di cioccolatini, ma il trucco era stato inventato da quei perfidi italiani, cioè la Mazzarino che gli aveva insegnato a far così, perché il primo inventore di questo stile nuovo è un genio della mutazione storica, che è Francesco I di Modena, il primo che si comincia a mettere i nastrini, e Francesco I di Modena è uno dei primi protettori di Mazzarino. Quindi è un trucco italico che viene portato nella Francia. Luigi XIV lo percepisce alla perfezione, perché lui è sostanzialmente un'invenzione romana, perché lui lo fa perché Mazzarino è un genio, Mazzarino gli passa il messaggio della grande corte papalina della metà del secolo, quando prende dai barberini i grandi segni barberini che sono il sole, gli spiego, fai anche tu come il barberini, lui prende il sole dai barberini, prende l'esagerazione della corte barberini a Roma e obbliga tutti ad entrare nel lusso per poterli dominare. Allora vi vengono fuori delle lezioni straordinarie da questo racconto assurdo che vi ho fatto. Il lusso serve a dominare, l'eleganza a essere dominante, bella differenza, cioè ancora oggi questi sono parametri che esistono. Il lusso serve al potere, è economico al potere quando il potere deve essere fagocitante. L'eleganza serve ad una classe di potere, non al potere, cioè a una elite. Sono meccanismi di differenza che apparentemente potrebbero sembrare inutili, ma che sono fondamentali nel progettare, perché usando uno o l'altro di questi parametri si finisce col dare un'indicazione in una direzione o nell'altra del nostro meccanismo di pensiero e del come si rivolge questo pensiero al consumatore. Adesso che vi ho fatto una bella confusione, voi poi riandate a fare un giro negli appunti, nei parametri, ma vi servirebbe in realtà questo percorso così a slalom per avere un'autocoscienza nell'invenzione. L'autocoscienza nell'invenzione è proprio quella, cioè vogliamo fare più Versace negli anni folli, tutto era ipercolorato, vogliamo fare di più Jill Sanders negli anni durissimi, vogliamo optare di più per questa cosa curiosissima che è la monocromia. Pensate a quanto è democratica la monocromia, cioè quanto è in un qualche modo una lingua che rende tutti analoghi. Adesso vi faccio l'ultima considerazione, che è molto anche questa è molto giocorellosa. Perché ogni tanto tutti si vestono di nero? Anche voi siete abbastanza alcuni sul nero, no? Come mai le società ogni tanto vanno sul nero, ogni tanto vanno sul coloratissimo? Cioè come mai il potere occidentale nel XVIII secolo è, andate a prendere i ritratti del XVIII secolo, è totalmente ipercromatico. Questi marchesini del Settecento, la giacchetta rosa, il giustacuore giallino, la braga color argento, la calza di seta bianca, la scarpuccia, no? Questo festival coloristico
che trova poi delle mutazioni lì dove le repubbliche sono più severe, perché voi li troverete ipercromatici in Inghilterra, in Germania e in Francia. Li troverete ipercolorati, ma con tonalità garbate nel vestiario veneziano, se prendete la ritrattistica veneziana, li troverete neri in Spagna. Non neri di rabbia, neri perché appartengono a un'altra formazione degli equilibri sociali e diventeranno cromatici verso la fine del secolo, quando andate a vedere i ritratti di Goya. Allora, come mai cambiano così tanto i colori? Perché i preti sono vestiti di nero? Domanda simpatica. Sant'Agostino sosteneva che se Dio avesse voluto che i preti fossero vestiti di blu, avrebbe inventato delle pecore blu. E quindi gli unici colori accettabili erano il color pecora bianca o il color pecora marron. La pecora nera, essendo rarissima, non era prevista. La veste nera che adotta una parte del mondo sacerdotale è una veste di distinzione perché richiede la tintura o la rarità della pecora nera, quindi è aristocratizzante. Il clero si mette nero per essere aristocratico, per distinguersi dal mondo monacale che è pop nella loro testa. Questo fatto del nero diventerà però poi un'altra cosa, diventerà l'uniformità. Se per divertimento andate a prendere la grande ritrattistica olandese del 600, che gli olandesi erano ricchi come credo, erano più ricchi del mondo allora, perché commerciavano con tutti, voi troverete in alcuni ritratti di Franz Hals, per esempio, dei gentiluomini olandesi, dei mercanti olandesi, tutti in nero, mentre il loro collega parigino è tutto pappagallo. Però se guardate con attenzione, il costo dei vestiti è uguale, perché il francese è pappagalloso, perché glielo chiede il monarca. L'olandese è tutto nero, ma in realtà ha una braga di velluto costosissimo, sul quale è messo un giustacuore di una seta particolare contornata, sul quale sta un giacchino che è fatto di un altro tipo di velluto ancora. Cioè, alla fine il conto dal sarto era lo stesso. Il conto del sarto era lo stesso, ma il modo di apparire in società no. Cioè dava un'impressione di trasversale democraticità. Cioè il nero è il colore delle società quando le società sono in volontà di assorbire individui nuovi e di non distinguere. C'è una cosa straordinaria che si può trovare con fatica però ormai su internet, che è l'asta del guardaroba del marito di Wallace Simpson, cioè il re dimissionario Edoardo, aveva un guardaroba straordinario, certi completi arancione a scacchetti gialli sopra che nessuno oserebbe portare se non un discendente della corona d'Inghilterra. Cioè vestiva nei modi più sgargianti, più settecenteschi possibili, perché si doveva distinguere dal volgare borghese britannico che era vestito di nero. In Inghilterra l'approdo del vestito nero ufficiale e nella Francia post-rivoluzionaria ha lo stesso significato. È un modo intelligente per rendere presentabile anche quello che fino alla generazione precedente grattava la terra e ha avuto la fortuna di far soldi con una fabbrica di zolfanelli. Questo meccanismo di apertura sociale, che è fondamentale nelle esplosioni democratiche, passa per esempio attraverso la monocromia nera. Adesso, se vi ricorderete, i primi giapponesi che si vestivano all'occidentale facevano dei giochi cromatici che non erano facilmente digeribili senza un Alka-Seltzer. Arrivò il missionario era Giorgio Armani, e poi il secondo missionario è stato Prada, li ha messi tutti in grigio. Tutti in grigio, tutti in nero, diventano presentabili anche gli americani. Cioè c'erano dei tipi che arrivano dal Midwest che veramente guardarli era un po' impegnativo prima, perché non erano i signori chic amici del re d'Inghilterra, erano quelli del Midwest. Li ha messi tutti in grigio. Allora ci sono dei momenti nei quali il passaggio cromatico dalla policromia alla monocromia corrisponde ad un'apertura trasversale.
e ha ovviamente, questo la saprete tutti, ha la dichiarazione formidabile del nero assoluto nella affermazione di Ford quando fece il modello, il famoso T1, quando fece la prima macchina democratica. Il modello T1 di Ford costava uno zero in meno di un'automobile normale. Allora, se voi andate a farvi un gioco divertentissimo per la storia del design, questo, andare a prendere la formidabile policromia automobilistica dei primi anni 20. Escluso Bugatti, che aveva deciso il suo blu, però era un blu costosissimo e aveva degli interni da svenire, ma tutti gli altri avevano le macchine, erano gialle, rosse, rosa, cioè erano fantastiche. Arriva Ford, decide di fare l'auto popolare e dice il colore, tutti i colori sono concessi purché sia il nero. E fa un'automobile trasversalmente nero che cambierà l'idea dell'estetica, perché diventa quella democratica. Allora la patologia monocromatica corrisponde di solito a una formidabile esaltazione di tipo democratico. La policromia è drammaticamente classista. Questo in grandi linee. E questo stesso parametro lo ritrovate anche negli arredi. C'era un lungo periodo nel quale negli Stati Uniti tutto era beige su contro beige, no? Però l'unico modo, se non l'americano si arredava la casa e poteva far male a uno che entrava dentro. Beige su beige e contro beige andava sempre bene. Allora, il gioco del colore è un gioco aristocratico. Il gioco monocromo è un gioco democratico in un qualche modo. Sono vari parametri che vi butto lì e che servono però a formare l'immaginario e andare a determinare questo dato fondamentale, che è quello sul quale si fonda tutta questa lezione un po' schizofrenica, che il bello non esiste. Non esiste il bello e la saggezza popolare corona il concetto della perfezione. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Questa è la questione finale. Ma nel dire ciò che piace dobbiamo stare attenti noi. Il ciò che piace è ciò che è conforme alla equazione socioculturale che un gruppo di individui determina in quel momento per darsi una identità. Quindi sono le identità sociali che vanno a determinare la nostra idea del bello. Magro in un certo momento, grasso in altri, a pelo lungo, a pelo curato, a capelli corti, a parrucca in testa, secondo le idee. Poi in fondo la parrucca quando è che è scomparsa? Quando è arrivata la ghigliottina, perché con la ghigliottina era difficilissimo tagliare la testa. E difatti gli si toglieva la parrucca, gli si tagliava un po' i capelli e zac, andava via in un attimo. La rivoluzione ha cambiato il modo di pettinarsi. Ci vediamo dopo. Venga, allora possiamo riprendere. Se avete domande da fare, fatemele pure. Sono stato così chiaro che non ci sono domande. No. Allora magari alla fine facciamo adesso ancora un quarto d'ora, se vi vengono delle domande o se siete totalmente in disaccordo, ditemelo. Questa seconda parte la facciamo in francese. Sì. Sì. No, il passaggio è abbastanza, questa è una buona domanda, il passaggio viene semplicemente da un fatto che il tingere diventa di basso prezzo e tingere in nero è la cosa più facile da fare. Mia moglie, che è una tintora formidabile, appena i vestiti diventavano un po' sporchi, comprava quella roba lì con la quale si fa diventare tutto nero, no? Il nero è una delle prime tinture facili da fare con la modernità. E consente di eliminare le distinzioni estetiche con le quali chi non è preparato non sarebbe mai in grado di affrontare la questione in un modo elegante. In fondo, se prendete uno che non se ne intende e gli offrite il diritto di vestirsi a colori, diventa quella roba che vediamo ogni tanto, quando
quella, la caricatura degli americani anni 30, no? Un po' tutto sbagliato. Mentre il cioè, allora il colore ha in sé un'altra caratteristica, è vero questa domanda, è che richiede l'elaborazione del gusto per essere applicato. E quindi richiede l'appartenenza ad un codice sociale, che è quello che ha stabilito quali sono questi gusti. Anche se il codice poi può essere molto disordinato, perché se noi dovessimo rivedere oggi una parte del colore Luigi XIV, con tutti questi gentiluomini ipercolorati in spazi ipercolorati, con le stoffe alle pareti, con i mobili appena fatti, con i mobili bulli in tartaruga, con i mobili in oro, con i mobili in lacca rossa di Cina. Cioè uno dice, se uno non ha un corso di preparazione, lì sbaglia tutto. E infatti il corso di preparazione era l'appartenenza alla classe di potere, che è un po' il tema che, attenzione, il tema che si pone ancora oggi. Pensate per esempio a quanto è stato importante nell'arredamento in Italia la mutazione delle classi sociali immediatamente nel dopoguerra. Quando ad un tratto tutti i salotti diventano bianchi. Ce l'avete in mente, il tavolo bianco di Knoll o della Castelli, la moglie del Giulio, dell'Anna Castelli, le sedie bianche di Werner Panton intorno, la stanza bianca, tutti i signori con i capelli più o meno corti e con la giacchetta sul grigetto. Era un modo per consentire a tutti di entrare nel gioco. E come diventa più complesso e intellettualmente classista, non economicamente classista, come diventa intellettualmente classista il ritorno ipercromatico quando Ettore Sozzas va a farsi il suo viaggio in India e comincia a fare le robe coloratissime, quelle di Memphis. Cioè, se uno è di gusto ci sa giocare, se uno non è psicologicamente preparato fa una catastrofe. Allora, in realtà ero molto amico di Ettore, lui era assolutamente un gauchistardo convinto di essere molto democratico. In verità era uno snob senza limite, perché regalava dei parametri che erano utilizzabili solo da chi era già partecipe di un rito iniziatico. Cioè i non iniziati all'argomento erano da far tenere fuori stanza. Questo è avvenuto poi in tutto il meccanismo degli arredi. Vi ricorderete che c'era un periodo in cui gli uffici avevano più o meno tutti i colori di questa aula. Quest'aula in questo senso è perfettamente democratica, non si può sbagliare il gusto avendo solo tre colori a disposizione, mentre gli errori diventano facilissimi quando il gioco diventa più complicato. Quindi questo rapporto fra il monocromo o il policromo è uno dei rapporti fra i più forti da un punto di vista sociale. Cioè, se uno è in grado di giocarlo, lo gioca. E in tutti i momenti fortemente aristocratizzanti avviene questo gusto del colore. Io addirittura nel mondo Yankee, no? Nel mondo Yankee l'America ha una parte aristocratica che è quella meridionale e una parte democratico-trasversale che è quella East Coast. In California si è un po' meno democratici onestamente, ma dove non si era per poco era nelle parti in Virginia. I signori della Virginia erano quelli che avevano quelle bellissime giacche a quadretti colorati su dei pantaloni improbabili, ma li sapevano portare, erano chicchissimi. Se si tentava di chiedere a uno del nord di applicare gli stessi parametri, veniva fuori goffo. Cioè, quando il meccanismo è diventato più democratico, lentamente quest'uso delle stoffe di Madras, per esempio, per le giacche, sono scomparse. Oggi si fa addirittura fatica a trovarle nella fase di democratizzazione attuale. Allora, c'è sempre questo percorso in opposizione fra società aristocratiche policrome e società democratiche monocrome. Nella fase poi direi post-industriale, no? O post-moderna, dove l'appartenenza ad un'elite aristocratizzante non è più un fenomeno economico ma un fenomeno di maturazione culturale, la questione è cambiata. Ed è grazie a quella che
il mondo di Sozzassa ha avuto un suo successo, perché era un incrocio fra una disubbidienza alla società ufficiale e un'apertura un po' freak, perché in fondo Sozzassi era formato in gran parte giocando prima nell'azienda più libertaria che c'era in Italia, che era Olivetti, e poi attraverso la moglie, che era Nanda Pivano, che traduceva i poeti americani della Beat Generation, andando a girarsi la California. Quindi per l'idea di elite oggi entriamo in un'ottica diversa. L'elite non è più un fatto necessariamente economico, è anche un fatto di appartenenza dei gruppi sociali, e questo rende anche così divertente il mondo attuale, cioè dove i riferimenti non sono necessariamente al conto bancario, ma sono l'appartenenza a certe aree di cultura piuttosto che a delle altre. E questo ci permette anche di fare quest'ultima utile digressione sul concetto di bello, no? Quando comincia a formarsi l'idea del bello, il massimo poeta dell'estetica francese del XVII secolo, che Boileau, scrive l'arte poetica, e nella sua arte poetica dice: rien n'est beau que le vrai, nulla è bello se non il vero, le vrai seul est aimable, solo ciò che è vero merita di essere amato. E da lì nasce una cultura anche estetica, prima linguistica, perché poi si applica soprattutto alla poesia per loro, dove la ricerca del vero è in un qualche modo il percorso verso la comprensione del mondo. Sarà o non sarà, fatto sta che poi in un attimo venne questa famosa battaglia intellettuale parigina, che fu la famosa querelle fra gli anziani e i moderni, fra gli antichi e i moderni, dove per moderno si intendeva chi andava alla ricerca del vero, compreso La Fontaine, quello delle fiabe, e compreso Perrault, quello delle fiabe, dopo. E per antichi si intendeva quelli che andavano a prendere i riferimenti nella tragedia greca antica, nell'Antigone, nel grande teatro. Questa querela è una delle caratteristiche della nostra cultura che ci portiamo avanti fino ad oggi, e di cui forse l'ultimo grande testimone è Adolf Loos. Quando Adolf Loos prende la posizione contro il decoro, no? Con la famosa sua frase "Decoration ist Verbrechen", la decorazione è un crimine. E poi lo racconta anche molto bene, dicendo: è una roba da primitivi, chi si decora sono i primitivi che si fanno il tatuaggio, come se fossero loro stessi uguali alla piroga sulla quale navigano. E poi va a dire: se andate in galera vedrete che tutti i galeotti hanno le decorazioni come il primitivo di Papuasia. Il primitivo di Papuasia e il galeotto sono la stessa cosa. L'uomo moderno è libero da decorazione, l'uomo moderno vive in uno spazio quindi libero da decorazione, e la nostra nuova idea del bello è un'idea della sublimazione, e pone le radici di ciò che sarà in realtà poi tutta la teoria del razionalismo del XX secolo, cioè togliamo gli orpelli, rendiamoci estetici paralleli. Calcolando che poi la posizione di Loos allora è una posizione che in un certo senso quasi una posizione antiborghese, e che in questa posizione ci sono anche i primi passi verso ciò che sarà la conflittualità del XX secolo. Perché nel XIX secolo, in fondo, le borghesie d'Europa più o meno si tollerano. Cioè, fra le guerre napoleoniche e la guerra del 1870, l'Europa subisce rivoluzioni interne, ma non più conflitti oggettivi. Poi c'è il grande conflitto del 70, e fra il 70 e il 1914 la pace è totale, cioè la famosa Belle Époque, no? La famosa Belle Époque è un periodo formidabile, cioè dal 70 al 14 sono 44 anni di pace, non c'era mai stato in Europa 44 anni di pace. In quei 44 anni di pace cosa si sviluppa come estetica?
l'opposto dell'estetica di Adolf Loos, l'estetica dell'eclettismo. Cioè, dovresti fargli vedere quel video che abbiamo fatto fra Sintra e Babelsberg a Berlino, cioè fra l'architettura della monarchia portoghese e l'architettura imperiale tedesca e l'architettura in Italia anche, cioè Coppedè, no? E questo fenomeno che è tipico della borghesia di voler essere bulimica, cioè la borghesia commercia con tutti, quindi commerciando con tutti assimila l'estetica di tutti. Si forma una sorta di non estetica che è il cumulo di tutte le estetiche esistenti. Attenzione, non è la prima volta che succede questo fenomeno, perché se andate a vedere la Venezia nel suo momento apicale, che è quello che va dall'undicesimo sostanzialmente al quindicesimo secolo, cioè Venezia comincia a crollare con la scoperta dell'America, perché il baricentro dei commerci va molto più in là verso l'Atlantico. Venezia non ha uno stile, non si può dire che esiste uno stile veneziano. Venezia assimila a tutto, cioè delle robe che vengono, è eclettica per definizione, cioè assimila un po' di orientale che viene da Costantinopoli, dalla vecchia Bisanzio, assimila sapori arabi perché tanto commercia anche con gli arabi, assimila sapori gotici perché va bene anche i toderi, no? Questi non sarebbero i tedeschi, cioè la stessa città di Venezia è una città che ha la riva dei Sciavoni, che sarebbe la cosa degli slavi, cioè dei dalmati, e che è fondamentalmente dei tedeschi, che sono dove sono i tedeschi, cioè prende tutto, assimila tutto. È curioso perché l'altra civiltà che avrà questa caratteristica di uno stile misto riprende una che ce l'aveva già prima. Sono tre città che io metto spesso in fila per la loro, organicità urbanistica, perché hanno i quartieri secondo le persone che ci abitano. La prima è Alessandria d'Egitto. Se andate a divertirvi a cercare la pianta di Alessandria d'Egitto nel III secolo prima di Cristo, quando dopo la fondazione, che è del 323 o più o meno giù di lì, ha un quartiere per i greci, ha un quartiere per gli egizi, ha un quartiere ebraico, e ognuno di questi quartieri ha la sua estetica. Se andate a Venezia rifà la stessa cosa. E l'estetica di Alessandria è già allora un'estetica di tipo ecumenico. Non c'è più la perfezione della lingua greca di Atene. C'è quella roba che si chiama il tardo ellenismo, dove tutti i linguaggi si incrociano e diventeranno una parte dei linguaggi della romanità successivamente. La stessa cosa è quello che avviene a Venezia. Cioè, tutti gli stili vanno d'accordo. Cioè, mentre si comincia nel 500 a ripristinare la colonna romana antica, convive con il fregetto ancora di tipo tardo gotico senza che l'uno morda l'altro, perché come mi diceva un mio amico veneziano, Wall Street non vuole uno stile. E infatti l'altra città che riprenderà in pieno l'eredità di Alessandria, che da Alessandria passa a Venezia, è New York. New York è di nuovo una città che si fonda come Alessandria, come Venezia, è incredibile, sui quartieri. C'è il quartiere italiano, c'è il quartiere ebraico, c'è il quartiere, una volta c'era il quartiere addirittura degli olandesi e il quartiere degli inglesi e dei WASP. Cioè, queste comunità sincretiche hanno una loro genesi sociale. Alla genesi sociale applicano una serie di parametri di convivenza che sono dei parametri di bulimia degli stili. New York non ha uno stile, come Venezia non ce l'aveva, come Alessandria non ce l'aveva. E questo diventa una sorta di lezione anche su cosa dobbiamo scegliere, l'eclettismo o il rigore di Adolf Loos. In realtà, se uno fosse stato un politologo attento, avrebbe capito che la dichiarazione di Adolf Loos avrebbe portato alla prima guerra mondiale, cioè che avrebbe riportato le borghesie d'Europa non più a tentare di integrarsi, ma le avrebbe portate a differenziarsi fino al punto di entrare in conflitto. Alla fine la prima guerra mondiale è un conflitto di interessi delle borghesie europee, adesso fra un anno c'è il centenario, e in questo conflitto di interessi ci sono anche i conflitti delle estetiche. Cioè, in fondo, Loos chiude
l'ultimo periodo di dialogo europeo, che era l'Art Nouveau. L'Art Nouveau era un gioco formidabile di dialoghi fra le borghesie sincretiche, perché Van de Velde inizia a lavorare, scende dalla Olanda, dove ha imparato il gusto di Horta, lo porta a Parigi insieme a Sauvage e a quelli che vengono da Nancy. Poi si sposta, va a lavorare prima a Darmstadt, poi a Berlino, e a Berlino diventa uno dei padri di quello che sarà il Werkbund, dove torna fuori la parola che avevamo usato prima, che il Werkbund si fonda sulla parola Werken, cioè sul fare. E dal Werkbund nascerà poi, a un passo di successione, il primo Bauhaus. Allora, tutto questo meccanismo è totalmente internazionale, perché contemporaneamente al loro percorso internazionale parte quell'altro percorso straordinario, che è quello che i Macintosh vanno a contaminare gli austriaci, quelli che stanno intorno a Levine e Werkstätten, quelli che fanno l'altro esperimento di coralità sincretica borghese, e vanno a dargli uno stile che gli mancava allora. Cioè Joseph Hoffmann in un qualche modo è un derivato dei Macintosh in quel periodo. Poi sublima il suo gusto e cosa fa? Lo va a riportare in Belgio a Palais Stoclet. Cioè, l'Europa di prima della catastrofe ha questa sorta di gioco di interrelazioni linguistiche perenne, che non ha uno stile suo, ha una sommatoria di linguaggi e un accordo più o meno estetizzante. Ma è difficilissimo mettere sullo stesso piano la rivoluzione Art Nouveau di Sauvage, oppure questa sorta di culto del vegetale, che ha invece una parentela con i vegetalismi di Morris, perché li era andati a prendere nelle radici celtiche inglesi, e poi e si scontra con le evaporazioni del mondo austriaco, dove il progetto dell'edificio centrale della secessione è l'oggetto nel quale la cupola famosa viene fatta abolendo tutti i concetti di costruzione, perché sono le fogliette stesse che fanno da supporto. Cioè la decorazione non è affatto crimine allora, la decorazione è struttura. Allora, per l'Europa colta la decorazione è struttura, la struttura può diventare addirittura portante e segno architettonico. E per l'Europa nuova che nasce, nella pre-conflittualità, il mondo deve diventare razionale. Il mondo razionale poi esplode e si conclude in una serie di catastrofi bibliche. Perché adesso qui faccio un volo pindarico nel quale dovreste fare 12 ore di ricerche su internet per seguirmi, ma chi ha voglia di farle le faccia, ne vale veramente la pena. Cioè questa razionalizzazione assoluta è quella che porterà poi il gruppo dei fedelissimi di Corbusier a Parigi ad abolire del tutto la decorazione e a fare quel quartiere assurdo che è Drancy, D-R-A-N-C-Y. Drancy a 12 km da Parigi, e dicono: rompiamo ogni estetica preesistente, tutto iperrazionale, e fanno una sorta di città razionale totale, che è un luogo da visitare se vi capita, perché vi fa venire i brividi, nel senso che nel 39, quando arrivano i tedeschi, dicono: è perfetto come campo di concentramento, lo usano e sarà come campo di concentramento dal quale si manda via la gente a Auschwitz, perché così ordinato sei già pronto per farlo. Allora, in questo dibattito fra razionalità pura, progettualità cerebrale e decorazione borghese sta gran parte del conflitto del XX secolo. Ancora una volta applicare il concetto del bello diventa difficilissimo, perché ognuno lo applica un po' come vuole, cioè un po' come vuole, in base a un dibattito che è quello da quale ero partito, quello di Boileau. Cioè dire: non c'è nulla di bello se non ciò che è vero. Ma come rinvia, come quando uno dice la questione è un'altra. Se non sei in grado di definirmi bello, è ancora più difficile definire la categoria del vero. Loro credevano di averla definita, la categoria del vero, poi sono passati 100 anni, quella categoria seicentesca del vero l'abbiamo buttata via perché non stava in piedi. Diventa vera solo per Newton o per Pascal, che si occupa di matematica, ma non lo diventa nel campo dell'estetica. Difatti poi
quando avviene la rivoluzione romantica, il più simpatico dei poeti romantici francesi, che è Alfred de Musset, prende questo stesso verso e lo inverte e dice: rien n'est vrai que le beau, nulla è vero se non il bello. Ha preso la stessa frase, l'ha invertita e dice: allora, se tutto è privo di riferimento possibile, se tutto è aleatorio, l'unica categoria che possiamo usare è la categoria del bello. Ma è altrettanto equivoco, perché anche lui non riesce a definire la categoria del bello. Allora, tutto questo è il gioco di chi ci precede. Noi abbiamo un vantaggio rispetto agli uomini del passato, che è la mutazione delle scienze del XX secolo. Il XX secolo non si occupa di scienze esatte, pochissimo, perché le radici della scientificità del XX secolo stanno già nel XIX, cioè la grande evoluzione della matematica è ottocentesca e così via. Ma nel XX secolo cominciamo a inventare le scienze sociali, cioè, e le scienze sociali sono quelle che vanno dalla sociologia alla psicologia come derivazione in fondo della psicanalisi. La psicanalisi non è una scienza esatta, nessuno vuole pensare che Freud e Newton siano la stessa cosa, sono scienze, sono discipline, cioè noi nel XX secolo ci formiamo in quanto inventiamo le discipline, cioè la psicanalisi è una disciplina in realtà, le scienze umane sono discipline, l'antropologia culturale è una disciplina, il lavoro che fa Abi Warburg quando va a fare le sue ricerche sul rapporto fra i messicani e il serpente, tra mica scientifici, sono delle discipline di ricerca. Queste discipline di ricerca cambiano radicalmente il nostro modo di vedere e cominciamo a guardare il mondo dal punto di vista dell'antropologia culturale, che è la vera innovazione, cioè quella che ci permette anche di fare una lezione come questa di oggi senza che io venga picchiato, cioè avessi fatto la stessa lezione nel 1810, mi cacciavano dall'università, era intollerabile che si rompessero tutti gli schemi per sostituire gli schemi esistenti, degli schemi storiografici, degli schemi sociologici o degli schemi antropologici. Mentre passato il XX secolo, all'inizio del XXI, abbiamo diritto a una libertà di pensiero completamente diverso. Chi si occupa di filologia è importante quanto chi si occupa di matematica. Non è detto che la filologia non sia altrettanto utile per capire dove siamo andati a finire. Ecco, questi sono un po' i concetti che vi volevo sparpagliare in un modo disordinato oggi, ma semplicemente con uno scopo: smontare le certezze e aprire ogni tipo di creatività alle ipotesi, che è la parte più divertente, e andare a indagare le ipotesi in tutte le mutazioni del sistema linguistico nel quale viviamo, con tutti i referenti che cambiano, sapendo che nulla di ciò che ci siamo portati appresso è oggettivamente classico. Abbiamo fatto una lezione sulla classicità, cioè per noi i referenti sono sì classici, però sono classici con beneficio di inventario e con la libertà di poterli sostituire. Se non ti va bene la classicità greca, ma prendi pure quella africana, non è mica grave. Anzi, oggi siamo forse troppo limitati nella voglia di prendere i referenti. L'ultimo grande folle che aveva preso dei referenti alternativi, torno a quel punto di partenza, era proprio Ettore Sozzas, andando a vedere l'India, fumandosi dei canoni infiniti e tornando con una passione per i colori, che era quello che si trovava sui mercati indiani vedendo quelli che tingevano le stoffe o quelli che vendevano le 120 coloriture diverse del curry. Oggi noi abbiamo diritto a riferimenti diversi. Una parte della crisi della creatività viene proprio dalla nostra mancanza di capacità nuove di contaminazioni in referenti classicheggianti, ma che escano da scatole mnemoniche diverse da quelle alle quali siamo abituati. Dovremmo studiare i marziani, purtroppo non si incontra mai questi marziani, ma da qualche parte ci saranno pure. Se non i marziani, dovremmo studiare delle altre ipotesi di concetto. Io ho seguito con grande curiosità alcuni buffi esperimenti fatti nel dialogo sull'arte del costruire delle popolazioni africane, per esempio, con le terre, con gli ecosistemi di terre cotte banali, vedendo
ma potremo mai applicarli alla costruzione, potremo mai applicarli all'interno delle case? Se andate a vedere uno degli uomini in fondo più geniali che ho avuto ancora la fortuna di conoscere prima che morisse, che era Oscar Niemeyer, Oscar Niemeyer aveva passato una parte della sua vita a studiare le abitazioni dei suoi indigeni, cioè quelle cose lì fatte a forma di uovo, e una parte della sua estetica viene legittimata dall'estetica della linea curva degli anni 30 e 40, ma viene poi sostenuta effettivamente dal fatto che andava a vedere le casupole, le case uovo degli indigeni dell'Amazzonia. Cioè, noi oggi avremmo un diritto di aprire a delle citazioni, a delle ricerche, a dei confronti che fino a ieri mattina non avevamo e sul quale l'acculturamento trasversale diventa fondamentale. Cioè, ogni progettista dovrebbe avere a casa non il piccolo chimico, ma dovrebbe avere a casa il piccolo antropologo tascabile. Cioè il piccolo antropologo tascabile dovrebbe permettergli di andare a vedere comportamenti diversi da quelli che abbiamo. Perché concludo questa lezione su questo argomento? Perché anni fa avevo lanciato con un paio di amici una scommessa impossibile, però una scommessa non del tutto impossibile. Immaginiamo di arredare una casa spendendo 3.000 euro soltanto, invece che 300.000. Certo, non è facile, ma se andiamo a giocare in quell'immaginario lì, quanto diventa utile capire le sperimentazioni minimali che fanno altri popoli? Quanto diventa utile giocare con le meccaniche del riciclaggio? Quanto diventa interessante usare materiali abietti e dargli una legittimazione? Cioè, quanto diventa curioso lavorare nel campo del riciclaggio? È tutta un'area progettuale nella quale fino adesso ci si è mossi pochissimo. Per caso ho scoperto 2 anni fa un olandese pazzo che faceva le operazioni di riciclaggio, bisognava ritrovare le immagini, che andava, aveva inventato un'operazione folle, ma che è un po' un modo per concludere l'attualità e entrare in una dimensione nuova. Dunque, gli indiani portano tutti l'infradito, le portano finché sono consumate, poi quando sono consumate le rifanno un po' con un filo di ferro, ma poi dopo quando le ha bucato la luce le buttano. Allora, gli indiani buttano, sono milioni, buttano milioni di infradito. Questi infradito, quando ci sono le grandi piogge, vanno nei fiumi. Con i fiumi dove vanno a finire? Nel mare. Una volta che sono nel mare, prendono le correnti marine. Dove vanno a finire? Sulle coste dell'Africa orientale. Questo folle olandese andava a raccogliere le infradito sulle coste dell'Africa orientale. Le portava in Olanda e le compattava facendo una materia plastica nuova. Bellissima, formidabile. Vi devo ritrovare le foto di quella roba. Io ne posseggo, credo, 2 o 3 oggetti perché non ho potuto evitare di comprarli. C'è anche in un pezzo di video, l'abbiamo ripreso. Allora, questo percorso, per esempio, del riciclo, è un linguaggio estetico nuovo, stimola dei percorsi nuovi. Cioè, l'idea di una economia della frugalità nel progetto non ha ancora preso strada. Anzi, gli ultimi exploit Salon del Mobile hanno preso una direzione opposta, spesso di tipo filorussa, no? Sull'esaltazione del lusso totale. Abbiamo noi la possibilità di immaginare la strada opposta? Cioè, l'Expo ha come progetto, in realtà, di far guadagnare gli immobiliaristi, ma quello teorico era quello di feeding the planet, cioè nutrire il mondo, andando a vedere i sistemi alternativi per dar da mangiare al mondo. Ma oltre a feeding the planet, possiamo immaginare furnishing the planet, cioè arredare il mondo, offrire delle opportunità estetiche lavorando sulle aree di reinvenzione di un bello diverso. Questo è uno dei compiti molto divertenti perché è la conseguenza, cioè di un po' del racconto che facciamo. Mai come nel nostro mondo è successa una cosa bizzarissima. Con questo chiudo, se no vi tiro troppo in là. Se voi andate alla ricerca,
di lame del XIII secolo. In tutta Europa, nei musei, troverete al massimo 300 lame del XIII secolo. Eppure il XIII secolo è stato il secolo più ricco del Medioevo. Eravamo già allora più o meno in Europa 40 milioni, 50 milioni di abitanti e ognuno aveva un coltello. Quindi c'erano 40 milioni di lame, no? Chi per tagliare il pane, chi per sbudellare il vicino, cioè chi aveva il coltello per il maiale, chi aveva il coltello per la cognata o per il cognato o la spada. Non è rimasto niente. Perché non è rimasto niente? Perché quelle lame andavano regolarmente affilate. Da spadino diventava un coltello da cucina e quando alla fine il coltello di cucina era lungo così si batteva un chiodo e si usava per chiudere una sedia. Cioè noi veniamo da una civiltà dell'utilizzo costante dell'oggetto fino in fondo. E poi si è rotto nella civiltà del consumo questo meccanismo della consumare l'oggetto fino alla sua finale esistenza e noi abbiamo cominciato a produrre una quantità eccessiva di merci rispetto alla nostra capacità di consumare. Produciamo di più di quanto consumiamo e siamo dei pattumieristi. Ma in questo modo di essere pattumieristi, quanti sono gli oggetti che avrebbero ancora in loro un residuo di utilità? Allora, i primi ad avercelo indicati sono stati gli artisti, che non hanno preso residuo di utilità, hanno preso residuo di poeticità. Cioè quando Marcel Duchamp prende il pisciatoio e lo rovescia e lo chiama fontana, in fondo fa un'operazione di recupero di poeticità nel pisciatoio. Ma questo stesso percorso lo facevano, io avevo fatto un libro che è esaurito, adesso mi spiace, non ho mica più ristampato, ma mi ero divertito come un pazzo. Era tutto un libro sui residui di poeticità. Cioè le signore, c'era delle signore parigine durante la prima guerra mondiale che prendevano i francobolli che arrivavano dal fronte e li ritagliavano, facevano degli oggetti poetici, cioè avevano fatto i primi collage prima dei collage degli artisti e li vendevano a Croce Rossa per aiutare quelli che stavano nelle trincee. Cioè c'è tutto, noi siamo in un mondo che è pieno di robe che buttiamo e tutte queste robe che buttiamo hanno un riutilizzo. Attenzione, in Africa l'hanno capito, c'era il penultimo documento a Kassel, tutta la serie di oggetti che nascono in Africa del riutilizzo. Ci sono tutti i riutilizzi del terzo mondo. Adesso li stiamo progettando anche noi, cioè i grandi progetti tipo recupero dei cartoni e l'uso dei cartoni recuperati per gli oggetti prodotti. Paolo Padova, defunto, era un genio in quel campo, ma il recupero delle plastiche, tutto il sistema replastic, cioè noi viviamo in un mondo dove i residui sono tantissimi. Allora, che tipo di estetica andrà a determinare questo modo di operare? E che tipo di estetica, qualora immaginassimo che si può arredare correttamente anche un bilocale a Rozzano? Non è necessario che il bilocale a Rozzano sia anche lui rozzo come la parola Rozzano. Potremmo immaginargli un'alternativa. Che tipo di alternativa? Allora non abbiamo più da usare le citazioni del palazzo rinascimentale oppure il falso Bauhaus, perché se andate a vedervi il Bauhaus a Weimar, in fondo quello che rimane è uno spazio non facilmente usabile oggi. Dobbiamo dare un'altra prospettiva. Ecco, queste prospettive sono tutte quelle legate ai concetti del bello, dell'uso, dell'eleganza, del recupero e a una mutazione stessa del concetto di bello. Di alla fine vedrete che questi vecchi greci tromboni non avevano mica del tutto torto, cioè tutto si rimane, tutto si rimangia, ma la radice del design ancora oggi kalos kai agathos, è solo che muove il concetto di agathos. Bisogna capire che cosa sia la cosa utile, ma una volta percepita la cosa utile viene fuori la cosa bella. Cioè il percorso progettuale parte dall'agathos e finisce col kalos. Non va nel barocco, forse anche, non va nell'esagerato, forse anche perché così i brianzoli vendono i mobili dorati ai russi di San Pietroburgo. Va bene, ma rispetto a un'area di lusso esiste un'area della progettazione che è la progettazione della idea attuale che noi ci stiamo formando di un bello transgenico che sia quello del XXI secolo. Allora tutta questa lezione non serve a farvi le idee chiare, serve a, come scopo di confondervele al massimo. Però la confusione delle idee ha un grande pregio,
dà una serie di strumenti che uno può usare, perché usandoli poi gli dà dei riferimenti possibili. E i riferimenti possibili servono a creare un linguaggio all'interno di un percorso progettuale, perché tutto è possibile fuorché l'abolizione del linguaggio. E anche laddove sembra abolito, se ne formano degli altri. Pensate, per esempio, a quel folle che è il parigino, quello dei Nanetti, Philip Starck, no? Tutto butterato, un po' bruttino. Quando Philip Starck fa i suoi oggetti, cosa fa? Ha anche lui una etica di partenza che è puramente goliardica, come lui è totalmente goliardico, ma la goliardia comportamentale provoca un'estetica. Allora, in questo pasticcio complessivo, l'unica lezione vera, riassuntiva, è questa: la visione del mondo genera una visione dell'oggetto. Il kalos kairatos oggi vuol dire che una visione etica è alla radice di ogni visione estetica successiva. Sicché il vostro vero problema non è di trovare la visione estetica, il vostro problema principale è di trovare una visione etica. Cioè voi dovete prima costruirvi una visione del mondo e tutto il resto viene automatico un quarto d'ora dopo. Ci vediamo alla prossima.